Bella, amici e amiche, la vozza della domenica sera su Gran Turismo Z. Condividiamo la live. Ciao ragazzi, ragazzi, ragazze, grandissimi, grandissime, ciao a tutto. Ho comprato tutto, adesso devo aspettare quando c'è qualcuno. Ok. Gianmarco, sei più veloce di Stream Elements e Sound Alert, amico mio. Ciao ragazzi, come state? Come state, amici miei? Allora, condividiamo la livezza. Allora, Gianmarco, come stai? Come stai, amico? Sei più veloce di Stream Elements. Ok, controlliamo l'audio. Allora, io direi stasera. Beh, prima di tutto andiamo a controllare se qualcuno ha fatto delle livree o cose fighissime. Il Costa, Loki. Costa, Suzuki, Sharder Design. No. Allora facciamo il Nürburgrino. Proviamo a fare il Nürburgr. A sto punto io direi di provare a fare questa esperienza sul circuito. Giochiamo a Formula 1. No, amico mio, stasera c'è Gran Turismo 7. Già, ciao Stream Element, ciao Sound Alert. Grandissimo, stasera Gran Turismo 7, Gianmarco. Non faccio mai. Sì, esatto, esattamente, bravissimo. Non faccio mai due giochi, lo stesso gioco anche alla sera. Però domani sì. Domani si può fare. Oh, amore mio, mi hai spaventato. Ho sentito i capelli. Ho detto, oh, vieni qua. C'è la quina freschina. Saluta Gianmarco che è già dentro. Turismo, si scrive turismo, Marco. Turismo. Mitichi, davvero? Amore mio, ma devi farmi presente quando succedono queste cose. Io sto curando. Formula 1 e Nürburgring è una cosa veramente pazzesca, ragazzi. A volte vedo i messaggi, a volte non riesco. Infatti, secondo me, un po' di quella questione che sono arrivato quarto era anche perché. Eh sì, mio amore, oggi è quarto. Sì. Nessun podio. E 4. 1 più 1, 2. 2 più 3, 6. Più 1, 7. Marco sta giocando GT7. Grande, grande. Eh sì. Allora, quando stavo dicendo adesso Gianmarco che mi chiedeva se giocavamo dopo a Formula 1, invece no. Allora, quando gioco a Formula 1 di pomeriggio, gioco a Gran Turismo 7 e contrario. Quando gioco al Gran Turismo di pomeriggio, faccio il Formula 1 la sera perché sennò prima mi stresso e poi diventa almeno piacevole anche per chi gioca, no? Oh, che differenza che c'è. Devo riabituarmi, raga. Che differentozza che c'è tra Formula 1 e Gran Turismo, ragazzi. Sembra proprio di. Grazie, mio amore. Madonna, non gira sta macchina, non gira! Questo è già un tempozzo da schifo, eh! Dai, proviamoci!
proviamoci, mamma mia, oh, che diversità dalla Formula 1, ragazzi. A parte che in Formula 1 ho già cambiato 77 marce. Allora, purtroppo, amico mio, quarto. Oh, stavo prendendo Perez, ma mancavano ancora, penso, 3-4 giri. 3-4 giri ce la facevo prendere Perez, non ce l'ho fatta e purtroppo ho finito quarto. Diciamo, da quando sei andato via non c'è stato colpi di scena eclatanti, però mi è girato un po' le scatole, perché caspita. Sì. Com'è andata la gara vera? Tanto adesso si può dire. Quella grande Luigi! Quella Vertex! Grande Vertex! Ciao ragazzi! Primo Leclerc, poi secondo, terzo ho visto Hamilton. Max, ok. Ma mi ha detto. Ah no, sì, me l'ha detto il mitico. Porca miseria, ma vuoi entrare in una macchina? Me l'ha detto Davide, che praticamente gli ultimi giri di Leclerc c'aveva l'acceleratore scassato. Incredibile Leclerc. Vedi che allora ho portato fortuna al nostro amico Leclerc. Mamma che giro de merda. Ciao ragazzi, grande Luigi. Oggi ho fatto Formula 1, Luigi, 2 ore e mezza di gara. Adesso mi faccio un'oretta. Ah, porca. Oh, ma affidabilità zero, eh. Dovrebbero farlo fare a me il motore, cazzarola. Mi sa che funzionano meglio. I pezzi, perché avete tutto il motore. Non si può fare. E comunque ragazzi, lì si parla di giri, temperature, sono cose veramente incredibili, mamma mia, e Sainz mi ricorda un po' me, raga, quando faccio i girozzi buoni. Va qui, madonna che pista, raga. Ma perché devono fare una pista così? Che cazzo di motivazione c'è a fare una curva a 40 all'ora? Ditemi che motivazione c'è a fare delle... Che poi sta macchina non tiene. Allora, adesso andiamo a vederli, Vertex. E come faceva a frenare, scusa? Che l'acceleratore rimaneva sempre. Quella macchina lì fa 6.000 giri, eh? Cioè, un campione, è un fuori classe che è riuscito a vincere con una macchina che non quando, cioè io adesso se do sui giri e va a sbattere. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono, ragazzi, ma sta macchina scivola. Che differenza c'è, ragazzi. Vertex, hai provato Formula 1? Che differenze, raga. È proprio due mondi completamente diversi. Ah, ok. Ok, così voglio sapere come ti trovi, amico mio, visto che tu sei un bravissimo qua, voglio sapere anche, ai capotarzalazzara, se sei mega anche su Formula 1, se trovi delle difficoltà come le trovo io. E poi soprattutto, Vertex, quando cambi da Formula 1, quando ti trovi bene e quando passi al Gran Turismo, perché lì trovo delle difficoltà incredibili, cioè il mio cervello poi... Va. Ciao Loki! Grandissimo! Oh! Ok, te lo guardo subito se vuoi, Vertex. Te lo guardo subito, guarda. No, qua ce l'hai fatta. Vediamo un secondo. Team Dragon. Adesso andiamo a fare quell'altra, perché questa qua... Mamma mia, ragazzi, che roba. Allora, il primo settore. Ok, andiamo a fare il primo settore, dai.
Il primo settore. Eccolo qua, te lo do al primo, sei terzo. Il primo settore, Vertex. C'è il grandissimo Andrea. Il grandissimo Andrea è primo, poi c'è Corallo, quel ragazzo che ti dicevo che seguo da cosa, poi ci sei tu, e quindi questo può essere una buona sfida. Non so se sei ancora qua, Vertex, hai sentito? È la prima del Nürburgring, ok? Che io non riesco a fare, tra l'altro. Quindi avrei... Dai, vado a farmi tutti i settori e poi... Ok. Io mi mangio la cioccolata. Ecco, è meglio mangiare la cioccolata che fare il settore. Ciao Kevin, grandissimo! Ecco, vedi che adesso mi sto ricordando che sei tu, Kevin. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Porca loca! Come sbifora questa BMW! Perché mi danno delle macchine tedesche che con la trazione posteriore, porca miseria, a fare Nürburgring che già è pesante di suo? Ah, manco l'ho fatto il primo! Incredibile! Mamma mia! No, senza trazione all'1, senza il TCS all'1 praticamente sono già morto. E vabbè, dai, fuori. Cioè. Allora, la prima e la seconda, se non ricordo male. Ciao amici, proviamo un po' di Nürburgherino, poi andiamo a correre. Possiamo anche fare l'online stasera. Chiuderò tardi la live alle 10:30, che voglio andare un po' con mia moglie. Ok amico mio, 20 minuti ci siamo, siamo ancora qua. Ma perché sei andata di traverso? Ho solo accelerato, è andata tutta storta raga. Ah, il King dopo l'intera gara è qui su GT7. Ah, grande. Grande. Ciao amici e amiche, orca loca, a pelo Mamma mia ragazzi, che roba sta parte qui del Nürburgring. Cioè perché sbifora e non apre sto cacchio di... Bravo, bravo, c'ho una setozza. Adesso bevo. Grande Diego. Ma vai a cagare. C'è che bevo un attimo. Allora, vediamo un attimo la dimostrazione. No, 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 usali con moderazione. Quarta. Quinta piena, dai. Ma piena non si riesce. Quinta piena. Terza. Tutta terza fa. Tutto in terza. Vabbè. Allora, terza, quarta, quinta piena fa tutto in terza, Tutto pieno,
Ma come mai non riesco a migliorarmi, raga? Cioè, è incredibile, ma non... ho fatto tutto in terza. Qual è il problema? Neanche col pad, ragazzi, incredibile. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grandissimi. Madonna ragazzi. Che cazzarola! Oh, ma è un bordello, amici! Bisogna fare un po' di gare. Io credo che questa cosa qua dell'Andrea, che abbiamo fatto sta roba qui delle sub, sarà veramente difficile. Nürburgring è tanta roba, raga. Dai, stai dentro! Madonna! Ah, dobbiamo far gare, ragazzi, non è la gara, non è dopo una giornata di Formula 1. Anch'io voglio giocare. Sì, amore mio. Vieni, cosa? Sì, non voglio fare sta mega prova sul circuito, ma saluto tutti i nostri amici. Ciao ragazzi, ragazze, grandissimi. Ciao, ciao Diego. Ciao mitico, stammi bene. Ciao, grandissimo. Per adesso no. Ah, dai, ma è possibile una roba del genere? Ciao amici, come state? Grandissimi! Ma vai a cagare! Eh? Madonna, sta macchina è... Allora, fammi vedere dov'è il mio drums. Grazie, mio amore. Sì, ma lui non va fuori alla prova, vaffanculux. Che cazzo. Vuoi farmi giocare? Sì. Nel frattempo che...
Beh, stasera finiamo presto, raga. Nel frattempo che sì. Porca, ho tagliato troppo. Dai, ne faccio ancora una, massimo due, poi fai tu, andiamo? Qui è Nürburgring, però è la prova sul circuito di fare con la macchina, con me, è veramente tosta. Se non fai tutto giusto, appena vai fuori un pelino dai cordoli, ti fa... Poi questa macchina ha trazione posteriore, io non so, magari se si guida questa macchina. Io dovevo fare di Ciao Gianmarco! È arrivato anche Bragali! Ciao Gianmarco! Porca! Ma va va fangulux! Ce la stavamo facendo te un attimo! Certo mio amore, sto provando sta pista che c'è il 3 sub in ballo qua! Sì. Oli, vieni. Si sente Oli. Oli. 44 e 3. Oh, dai, un argento almeno, dai. Ma cioè, è assurdo. È assurdo, non vanno più ste macchine. 120 all'ora. Va, lo vuoi non gli va mica via la macchina così, porca loca. Ci facciamo un po' di garettine con gli altri, andiamo. Non so se arrivano, ma... sì. Porca miseria, che pezzo che si fa a palla qua. Cazzo, stai dentro. Oh, 43, ma ci vuole ancora tanto. Proviamo a farne un'altra poi al massimo, eh? Hai visto un pezzo dove andavo lento? Tu che la vedi da fuori, mio amore. Ciao amici e amiche, come state ragazzi?
trota. Che trota. Caspita trota. Ma qui se non freno vado fuori. Però si può stare in seconda. Poi di terza. Là c'è un salto lì. Qua c'è il salto, vedi? Che qui salta. Piccola. Adesso posso poi correre tu. Oh raga, vediamoci mentre facciamo il cambio questa mega oro. Gira. Oh ragazzi, questo è un oro spettacolare, eh? Sì, certo. Ho perso il pattino verde, eh? Sì. Purtroppo sì. Cioè, nel senso che non lo trovo più. Ok, siamo tornati. Eccoci ragazzi. Questo è un oro oronzo, un bel orolonzo, l'orolonzo. Allora fammi vedere soltanto il replay. Vi facciamo vedere i ragazzi un attimo dal dentro, eh. Anche dentro è proprio brutta sta macchina. Sì. Sì, questo è base. Ma che roba, mio amore? Terza, quarta, quinta. Qui salta, ma che roba, come fanno ad andare così davvero, sono pazzi, eh? Con le macchine che saltano, qui salta, non è il gioco, qui salta davvero anche a loro, eh. Che roba. Più preciso, bisogna farle andare lineari, più sono lineari queste macchine e ti sembra a te di andare piano, invece vai veloce, è una cosa assurda. Oh, mi sei mancato amore mio. Ok, perfect zone. Dai, andiamo a correre al nono, minchia, però, e sono nono adesso, ero undicesimo. Chi è primo qui, vediamo un attimo. Vertex. Se li sto facendo tutti i Vertex. Vediamo se ho fatto già il primo. Mi sa di sì. Sì, l'ha fatto. c'era Andrea. Caspita, 38,8. No, al primo mi devi dire come la fai questa qua, eh. Perché sinceramente non riesco. Vabbè. Ok, ho sbagliato. Dragon Trail? Absolutely. Ma quanti cuscini c'è? Mio amore, devo metterne un po' per tenermi la schiena dritta, che sto divano è troppo lungo. Quale? Subarozza? La Subarozza? La BRZ? Ok. Soldi. Bene. Mi fa comodo i soldi. Soldi. Tanti soldi. Ok, mi servono. Dopo tra un po' puoi fare... No, non lo faccio stasera, Gianmarco. Chiudiamo alle 10:30 e vado a letto. Non ce la faccio più. Giornata troppo stanca. No, non lo faccio, non cambio due giochi in una sera, amico mio. Purtroppo è così. Sì. Scusa, ma è così. Facciamo un gioco solo.
Anche perché poi tra l'altro si dovrebbe chiudere la live e iniziarne un'altra e vanno in palla tutti i conteggi, tutto un bordello, è un bordello. E allora facciamo... Aspetta che ti devo cambiare la macchina, mi sa, e devo metterti il... E allora facciamo una sola, solo, facciamo un... No, tu voli questa? Non voli questa macchina? Sì, va bene. No, sì? Questa la so, okay. Bene. Eh sì, la vedi bene, però... Vabbè, prova al massimo, poi te la cambio, eh? Se non ti piace. Eh sì, questa è quella che frena di Bruce. Ok, che bello che è arrivata mia moglie, così non devo fare tutto io, che ho il cervello in pappa, ragazzi, oggi. Oggi ho davvero corso tanto. È stata impegnativa la gara che mi ha fatto girare 3 volte. Ho dovuto riprendere in mano la Formula 1 tutte le volte. Si toccano. Sì, in Formula 1 mi ha fatto girare 3 volte, se no ero primo. Ero anche da terzo mi ha fatto girare quella merda di Alonso. Ciao amici. Madonna, mancava 5-6 giri e prendevo anche il Perez, però non ce l'ho fatta. Io oggi la Formula 1 da Marco Drums Games sono arrivato quarto, non abbiamo fatto il podio, tutte le altre ero riuscito a fare podio. Oggi purtroppo le gare sono così, ragazzi, le gare sono così, imprevedibili. È bello venire a vedere Marco Drums Games quando fa le gare perché sono imprevedibili, se vince sempre non ha senso, no amo? Secondo me puoi correre tranquillamente a esperto o... Sì, secondo me. Sì, perché sei diventata brava ormai. Però devi frenare, mio amore. Questa macchina freni. Sai che c'era un'altra macchina ridritta? Sì. Sì. Adesso li facciamo, fammi fare al guardo. Sì. Sì. Attention, attention mio amor. Stavo già andando in 40 minuti. Anche con Joyce, con il volante e i pedali. Allora, bevi, ah, il mitico Diego che è andato con gli amici. Grande. Fondo? Il primo lo puoi prendere a manetta, ma il secondo devi dare giù gas. Devi dare giù gas. Dai giù gas. Ok. Dare giù gas proprio. È il gas. Vabbè, frena. Come vuoi tu, ti devi trovare tu. Io do giù gas e ce la fai a farla piena. Però se poi vedi che vai troppo, dai una frenatina anche. Ti tiene dentro la frenatina, eh? Oh, Andrea! Ah, che brava! Brava Carla! Sta correndo Andrea stasera, amico mio! Sta correndo Carla, Andrea, amico mio, ho invertito il nome. Adesso te lo fa, è sempre dopo. No, parte automatico. Eccolo qua. Alla fine del conteggio poi parte il replay. Andrea, ho fatto un altro oro al settore 7, mi sembra, me ne mancano 3 settori, il primo non riesco a farlo, Andrea, ho bisogno del tuo aiuto, ho bisogno di aiuto di qualcuno per riuscire a farlo bene, perché davvero è terribile il primo settore, è proprio l'inizio di Nürburgring. Sì, è questo, Dragon, no, è Dragon, era del Clanmore, del nostro team, Dragon MDR, sì, c'è il Dragon. La fatta nuova e è proprio da gara questa qua, colori da gara, sì è vero Loki, buonasera Andrea, grandissimo. Mancano tre settori, amico mio, e tutto il giro, dovresti guardarti la dimostrazione, non è difficile. Beh oddio, prima di dire certe stronzate, Hai visto la gara? No.
La gara intendi di Formula 1, quella vera? No, no, non l'ho vista, ragazzi, eh. Mettiamo un passino in più, vediamo, perché adesso guarda quanto gli hai dato via. Facciamo la stessa con un pelino in più, vedi, se riesci a farlo esperto, basta, lo fai esperto, è il massimo, quello che facciamo noi, eh. Eh sì, non c'è un livello in più di esperto. Eh sì, primo Charles Leclerc, poi Verstappen e terzo Hamilton, che poi tra l'altro Hamilton, cioè, hanno colmato tutto il gap, o come mai Hamilton terzo, cioè nel senso le Mercedes facevano schifo. Bello, bello, intanto vediamo il giro di Bragali, è pulito il giro, eh. Vedi? Guarda. Pulito. Lì era prima. Allora Andrea, domani sera dobbiamo vedere se faccio Gran Turismo o faccio Formula 1. Se per caso faccio il Formula 1 faccio il Gran Turismo martedì. Tu ci sei anche martedì? Ah ok, per quello è arrivato, ok, ok, perché Sainz e Perez sono usciti. Sì, sì, sì. Formula 1, Formula 1. Sì, domani sera stavo già dicendo all'amico Gianmarco che facevo il Formula 1, Andrea, quindi penso che il Gran Turismo lo facciamo martedì, Andrea, se ci sei. Ci sei martedì? Mercoledì orario tosto, orca miseria, orca miseria. È mercoledì all'orario tosto, quindi devo andare a letto presto martedì. Vabbè dai, se mi collego alle 8:30, 9, ce la fai, una mezz'oretta facciamo quello lì, poi vai a nanna. Dici che ce la fai, Andrea? Perché sennò qua scade il tempo per le sub, amico mio, c'ho bisogno io. Ormai stavo dicendo anche all'amico Gianmarco che non facciamo due giorni di fila lo stesso gioco, cerchiamo sempre di... non ce la faccio, mi sa, porca miseria, Andrea. Ormai domani facciamo in Formula 1, amico mio. Ciao amici, scusa il ritardo, eccolo qui. Ti scuso il ritardo della live, ma sono già andato a vedere che sei primo, amico mio. Grandissimo. È troppo bello, ragazzi, perché Vertex, gli dico, Vertex, c'è una sfida, ti hanno battuto. Boom, e Valiero ribatte. Incredibile. Perché ti stai salutando? Ciao, Vertex, proviamo a fare lo specchio. Amore. Dai, proviamo, no, facciamo un gradino alla volta. Allora, visto che Carla è veramente brava, gli sto facendo fare intermedio. Ok. Vai proprio per gradi, come fanno i piloti. Dal kart, non passare subito al top. Dal kart. Dai kart. Prova intermedio, se vinci facile poi ti butto dentro in difficile. Non ho capito cosa vuol dire l'occhio sbarrato di fianco al nome. Qualcuno spiega. L'occhio sbarrato di fianco al nome. L'occhio sbarrato. Aspetta, Ma tu dici... Oh, vedi come sono bastardi qua? L'occhio sbarrato di fianco... No, non vedo, non sento e non parlo. Ecco. Cos'è il grande Vertex? L'occhio sbarrato di fianco al nome. Aspetta che non riesco a capire dove. Dove, Andrea? Scusami, non riesco a vedere nessuna icona di occhio sbarrato. Prima di partire, forse? Ci faccio caso? L'occhio sbarrato? Sì. Ha detto, non vedo, non sento, allora, questo è Vertex. Se guardi la chat da Twitch, ah ok, aspetta, la chat su Twitch tu dici allora. La chat su Twitch? Mamma mia ragazzi, scusate, io faccio. Ah, di... guarda senza video. Sta guardando senza il video? Chi? Vertex. No, perché ha detto Andrea, non capisce che cos'è l'icona dell'occhio sbarrato. Sono andato sopra e dice guarda senza video, quindi sente solo l'audio. Si vede che sta facendo i tempi, lascia l'audio e così ci può sentire tutto e intanto usa la televisione per fare altro. Ho ammazzato un botto di gente. Dove? Come hai battuto un botto di gente? Che cazzo è? Sì, me l'ho fatto girare la prima base, l'ho buttato fuori. Ah. Sono già in punta. Vabbè, dai, finisci e la rifacciamo subito un'altra. Quando vincerai, poi dopo ti cambio a... No, aspetta. Eh beh, certo. È perché sei quinta. Fatto... ma sono così i bot. Più sali ancora, più sono bastardi. Loro fanno la traiettoria. Se tu sei di mezzo, ti buttano fuori. E poi, tra l'altro, ragazzi... Vi ricordate che doveva essere fatto quel sistema di intelligenza
basato sulla nostra telemetria e doveva prendere il sistema da come corriamo noi per poi farti andare i bot più o meno al nostro livello, ma non c'è ancora stato fatto niente. Sì. Sì. No, amore, perché non si può tagliare così tanto? Volevo tagliare. Comunque hai fatto un tempozzo, anche se sei andato a sbattere. Era un tempozzo da paura. Vedi come fanno loro? Che tagliano, porca trota. E vai, ma vedi come tagli tutto te, guarda. Via, dai, girati. Incredibile. Okay. Forza talmente tanto sui pedali, ragazzi, che mi sposta il volante di 2 metri. Sofì, c'è una notizia dove sovrasta il tempo di Rubini con la Sauber del DLC di Hamilton di Digi Sport. Ah, c'è una notizia dove Sofì, c'è una notizia dove sovrasta il tempo di Nürburgring con la Sauber del DLC di Hamilton di GT Sport. Si metti ancora, Mone? Sì. Facciamo farla giù. Sì. E non ti fanno girare subito, riesci a... No, Sì, perché vedi il replay è orrendo. Stavo leggendo la chat, non l'ho visto, ma... Meno male che non hai visto. Vabbè, finché si fa con... Sì, Sofì, infatti ho letto dopo, stavo dicendo, ma chi è sta Sofia, Andrea? Poi mi sono ricordato che Sofì era il nome dell'intelligenza artificiale che vogliono fare. Quindi... C'è la Sauber devi stare un po' più calma, tesoro. Io ho la mia traiettoria. Sì, che tu la traiettoria, però stai calma. Loro fanno così, ma anch'io, adesso... Va bene tutto, ma... va bene tutto, ma... Botte non botte, botta. Botte non botte, bottas. Questa è una battutona, ragazzi, una freddura alla inglese, frena. 5.21, ma usciva freno, pure sull'erba. Lì, dai, 5.21, ma usciva pure sull'erba. Cioè, dici che è una merda allora? I Sofì? No, dai, sono così indietro? Avevano detto che eravamo un sistemozzo da paura? E che cazzo, ma quanto spingi? Minchia, ragazzi, comprate il GV923 perché è una bestia di volante, Cioè, dopo il passaggio dopo Carla, sì, bisogna fare i... devo trovarlo, come lo cerco il video su YouTube? Sofì? Sì, ho visto, mio amore. Vedi come viaggiano, però, è intermedio. Devi frenare un po' prima, mio amore. Lo cerco così, Andrea, Sofì, Nürburgring, Sauber. Lo trovo il video così? Quindi, frena. Sta testando... Vi faccio io i testing di volante se durano, ragazzi. Con Carla, attenzione, vai dritta che la passi. Perché adesso non ti può passare lui. Brava. Dai che ha vinto intermedio. Sì, sto tenendo. Piede e mano sto tenendo. Attenta qui, Vai. Frena, mio amor, porca misa. Cazzarola. Ok che frena, ma devi frenare anche. Dai, brava. No, il tempo no perché hai sbagliato. Brava. Facciamolo con i bot a esperto allora a sto punto. Eccolo aspetto. Che se mi piazzo anche sui tre posti. Vabbè, caspita. Esperto, sfica. Ho sbagliato.
Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Finiamo alle 10:30 stasera, eh? Così abbiamo un po' di tempo. Oh, difficile? È pur sempre difficile, eh? Devi tenere. Sì, sì. Perché devi tenere anche tu indietro? Che scivola il tappeto. Abbiamo un pavimento troppo liscio, troppo bello. Ragazzi, non state mai davanti a Carla. Trenino, capì, però guarda, camminata. Pam, un altro ragazzo, un altro morto. Ogni curva un morto. Sono tre giri, eh? Eh sì, è difficile, sì. Allora, sei troppo lento. Oh, ma fa quella curva, no? Eh sì, in realtà ogni tanto succede che frenano. Sì, infatti. Gli è fatto un piacere, infatti. Bravissima, così. E attenzione a aprire, brava, così si fa. Bravissima. Qui devi frenare dove c'è il rosso, mo. Così fai così. Eh sì. Hai dato troppo gas, però va bene. Il cordo ti tendono a buttare dentro, hai notato? Allora sul cordo tende a... troppo dietro. Tenta, frena. Cara, trota, amore. Devi frenare prima, mio amor. Adesso tutto il vantaggio perso, guarda dove è andato. Eh sì. Però è una sfida, non sei sempre prima, devi correre sempre più veloce e ti migliori, capito? Eh sì, questa è proprio merda. Madonna, in tre giri di fatto. Oggi ho fatto 71 giri stamattina, oggi. Eh sì, sicuramente così vai più veloce. Adesso frena giusta, quando c'è il rosso. Vai. Vai, frena, perché hai lasciato il freno? Ah, ti vedo, tesoro. Non far come sempre che dici che non ti vedo. E non devi lasciarlo apposta. No, no, funziona così. Devi frenare, cazzo, l'hai mandato all'ospedale. Ha fatto 6 giri, ha fatto questo poveraccio dentro a... Eh sì, ma c'è 3-2. Se guidi bene, sì. 3 secondi. Sei già a 3, hai recuperato 2 secondi in 2 curve. Ho perso troppo tempo con quello là. Perché sei andata dritta, eh? Ne rifai un'altra, non vai dritta, vedi che... Ma non so, magari prima, però seconda, terza, sicuro. Però sono tutti lì, eh? Passi uno, passi tutti, vedi? Allora, se fai bene questa, riesci a fotterlo sull'ultima curva, eh? E in terzo, sì. Beh, brava.
primo a esperto, hai ammazzati tutti, però sei stata bravissima. Sì, direi proprio di sì. Fare un'altra, proviamo, a esperto, che non me li ammazzi tutti. Non è che faccio apposta. Ah, lo so, ma chi si scherza? Cioè, se fai la roba online così ti linciano, mi chiudono l'account di Marco Drowns Games. Sportività zero. Eh sì, è certo. Toccarsi così non fa niente. Allora è finito? Eh sì, così sì. Così sì. Vabbè, una toccatina, una sportellata di fianco, no. E la sportellata è quando li butti fuori che si incazza la gente, ma una sportellata appena. E tanto tu, lui deve farla larga e tu riesci a recuperare lo stesso. Adesso te la taglia un po', ho visto che ti è scodata un po' di potenza. E poi loro si spostano per fare la curva e se sei dentro anche te il bot ti viene addosso. Fa così. Però adesso sei già quarta la prima. Cioè, prima hai fatto schifo. Attenzione quando devi frenare qui, devi frenare il giusto. Anche se c'è lui, comunque a 105, adesso, 150 devi frenare. Sennò vai dritta. Bravissima. Mamma mia, questa si fa, questa si trova. Bravissima, a fuoco senza toccare. Ciao ragazzi e amici e amiche di Twitch, sta correndo Carla Bragali, sta correndo Bragali più. Pena. Ha esperto, raga. Mamma mia. Ci siamo, eh? Se non prendi il cordo è meglio. Vieni al rosso, frena, eh? Vai. Bravissima. Ciao amici e amiche, come state? No. Porca. No, stavo andando bene. Eh certo, Carlita, è solo una questione di allenamento, certo. Madonna Loki. Uguale a me Loki, è successo come oggi a me, deixo mas gone, amore, si finisce la gara, vai. Certo. Vai, buttali fuori, muori, butta fuori tutti. A Carla gli si chiude la vena, se lo butta fuori tutti. Adesso non è come me che la sono fatta lo stesso. C'è un cazzo. C'è un mal gone rock. Loki, the show must go on. Yeah. Ti serviva un po' del tuo fumo qua, Loki. Un po' di fumo per farli sbandare tutti. Va. Questa è la Bugatti, la VGT. Ciao amici e amiche di Twitch, Carla sta correndo in expert, bravissima. Sta andando benissimo, poi uno l'ha fatta girare, come è successo a me oggi nel Gran Premio di Austria Spielberg, che ero terzo, mi hanno fatto girare Alonso e altri due. Vedi. Sì, però loro sono bastardi, eh. Quindi ti sei girata tu, eh? No, cioè, lui no, se, no. Tutto accordo, l'amo. Sì. No, sei d'accordo. Mio amore, ti faccio vedere il replay. Scommettiamo? Sì. Ok, dai, bella raga. Allora, al secondo giro vediamo se Carla è andata sul cordolo e si è girata da sola come una cipolla. Che cosa, oh, la Madonna, quando mi spacchi. Madonna. Allora, ragazzi, vi consiglio di comprare il Logitech G923 perché è una bestia. Non si rompe. Qui... siamo a forze G sui pedali che penso che neanche la plastica resista, eh? Poi che si comincia a far ticchettare sull'acceleratore, ragazzi, abbiamo finito qua. Devo fare di nuovo. Volevo farti vedere. No, voglio vedere il replay, perché adesso c'è una. C'è un dibattito, una scommessa, ragazzi. Mi hanno toccato loro, Madonna, giù perfetto. No, riuscivi a arrivare a seconda, secondo me. O anche prima. Anche prima, perché ero concentratissima, adesso non sono più concentrata, sono la rabbia. È come i cani, gli arriva la rabbia. Ragazzi, fa un caldo boia, facciamo fino alle 10:30, poi stacchiamo perché davvero dobbiamo andare a rilassarci un po'. Domani è già orario di 8 ore di lavoro, Dubal. E poi domani sera facciamo un po' di Formula 1, che l'ho promesso anche, a parte che dovevo già farlo,
ma l'ho promesso all'amico Gianmarco che corriamo insieme, e poi io e Loki dobbiamo provare la faccenda di provare a far la gara. Ok, andiamo a vedere il replay. No, 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 il telecomando. Alza di uno. Mamma mia, sto Google che entra dentro a farsi i cazzi suoi. Ok. Allora, andiamo subito a vedere il replay. Sì, è un formato come un matto. Ok, era qua, eh. Eccola qua. Vediamo. No, cazzarola. Vediamo, eh. Guarda quanta gente ti ha spinto, guarda quanta gente ti ha spinto. Tra l'altro, ragazzi, lo salvo perché è bellissimo, non sono mai riuscito a fare tutti questi giri. Salviamo il replay. Facciamo così, facciamo salvare replay. Oh, bello. E dopo va a beccare quel giro. Sì, bisogna beccare solo il pezzettino e facciamo il gira, 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 gira. Dai, vai, dai, vai, dai, 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 baby. L'ultima, l'ultima, dai. Tronzi di qua. Almeno la terza posizione. Oh, arrivavo anche prima se non mi facevo girare. Non sì. Vabbè, potresti fare altre due garettine e finiamo tu con te la live. Vuoi farmi correre a me? Facciamo un'altra pista però. E stai attenta perché se gli tagli la traiettoria loro ti fanno girare. Ok, se sei lì stai, cerca di star qui, perché se vai a destra o a sinistra c'è uno di loro e poi ti giri tu, capito? Frena, frena, frena. Ti si chiude la vena quando superi qualcuno, non freni più. Che cazzo. Ragazzi, sono stanchissimo, voi non potete capire, per fortuna c'è Carla stasera. Se no avrei fatto veramente schifo. A parte che comunque Andrea un oro l'ho fatto. Frena, frena, frena. Un oro l'ho fatto, quindi almeno la serata non è stata buttata via sul Gran Turismo. Adesso ci sono gli altri che è tosta, è tosta. No, una qua, qua no. Nel dritto subito dopo, o dopo se fai bene il curvone. In salita sul pezzo rettilineo e lo passi in fondo quando c'è il sali e scendi sulla sinistra. Però se lo prendi bene li stai già prendendo in velocità. Frena però. Devi frenare un po' prima, mio amore. Sì, attenta lì, sì. Vedi, qua ne becchi due. E attenta che sei andata a sinistra davanti. Stai se... perché... frena. Poi gli tagli la traiettoria, loro sono dritti. Mo cazzo, non freni? Devi frenare quando ti dico frena, non dopo. Dopo è già tardi. Non te lo dico. Io vedo. Io vabbè. Che cazzo. Tu frena, io non ti dico che devi frenare, figa. Vai dritta, va, va, va. Ma cosa mi combini? Frena, frena un po' di più. Allora dimmelo lì. Dimmelo lì, frena di più. Si devono prendere a una certa velocità, sennò si va fuori. Non puoi dare gas, è peggio che... Ti sembra di andare più veloce, ma... Lucas! Amico mio, oggi c'è poco da festeggiare, amico Lucas, perché sono arrivato quarto, ancora gli hai tagliato la strada, sono arrivato quarto al Formula 1 Gran Premio Austria, Spielberg, e non ce l'ho fatta, mi hanno fatto girare tre volte Alonso e gli altri due, non mi ricordo neanche chi mi ha fatto girare, e niente, ho corso 71 giri per nulla, vabbè, quarta posizione non è male, però non ero neanche a podio. Potevo prendere il terzo, amico Lucas, ma non mi mancavano 3-4 giri, sinceramente. Poi ha fatto una cosa strana, che al secondo pit stop mi ha detto che non potevo più cambiare le gomme e non avevo
paura di entrare dentro, che poi non me le cambiava, quindi perdevo tempo a entrare dal box e arrivavo tipo settimo, ottavo. Allora ho detto vabbè, me la sono fatta tutta veramente difficoltosa, proprio italiano incredibile. Però da Marco Drums, il canale mio, parlo come se voglio. E niente, amico mio, ho detto a Leo di Predator, ha detto che non gli interessa, non gli piace. Quindi niente, quando giochiamo DVD, volentieri. Per Predator, amico mio, perché ti piedi? No. Perché mi piace. Perché seguire la strada piegando ti dà la sensazione che sei dentro, no? In game. Allora, sta giocando come esperto, quindi ragazzi è tanta roba, tanta roba. E poi non gioca neanche sempre perché va a camminare la sera o fa altre cose, Carla. Quindi ultimamente adesso col caldo non è mai qui. Infatti prima era molto più brava, ma era qua tutte le sere, invece adesso e quindi è già brava, No, però puoi far bene la curva. Non queste cagate di accelerare e frenare così, che non ho capito che cosa stai facendo, che stai prendendo ancora il cordolo, Ragazzi, dovrò fare mettere una webcam sui pedali, perché voi quelli fanno così, lei fa così. Salterella. Ah, terza. Terza, brava. Facciamo un'altra pista, mio amore? No, aspetta. Del replay? Andiamo di replay, dai, così vediamo. Sì. Vediamo il replay. Guardate che bella la tuta Team Dragon MDRT, ragazzi, Marco Drums Race Team. Grandissimo Charder. Amico Charder stasera non c'è. C'è il mio telefono lì? Me lo passi, mio amore? Che stonno! Ma facciamo ancora un paio di garette. Bevi, Gianmarco ha fatto il bevi. E là. Ci cambiamoci le bottle! Grande Gianmarco, bravo, se no ci dimentichiamo di bere qua. Finita. In che senso? Qua, 150? Quando freni 150 la fai giusta? Vedi il replay? So che ti scazza anche vedere 3 minuti di replay, ma devi farlo. Qui, la prima è giusta, vedi? La prendi perfetta. Questa l'hai presa perfetta. Questo è il primo giro. Il secondo, il terzo. Questa. È 150. Freni. E qua l'hai presa perfetta, mo. Guarda, perfetta. E ti devi ricordare, perché le prendi perfette. Vedi qua che gli hai dato paga di brutto. Se le facevi tutti e 3 giri così, li prendevi il primo, Perché guarda come dai forte, guarda come vai forte qua. Qui sbagli sempre, qui arrivi troppo tardi a frenare. No, quando vedi le cose rosse, frena. Perché è già troppo tardi, se no. Dopo vai troppo fuori qui. Neanche questa devi stare attenta. Qui l'hai fatta perfetta, vedi? L'hai fatta un po' lenta, perché hai visto come ti hanno... E qui... Sì. Perché? Perché non hai frenato in terza, seconda, prima. Quindi vai un po' troppo largo quando è e dai gas, o comunque anche se sei troppo largo. Anche se freni, dopo non ce la fai. Ti hai del botto comunque. E sta macchina è... Macchina è un chiodo, Sì. E hai fatto giusta, vedi? Se sei dentro così sei perfetta, Guarda che roba. Sono quelle 2-3 curve, ogni circuito c'è quelle 2-3 curve che non ti ricordi probabilmente, perché sarà una roba del genere. Va, perfetta. Poi arrivi quella che vai su un muro contro l'altro, un disastro. Questa ti devi ricordare che devi frenare, devi arrivare in seconda, terza, adesso a metà apri. Perfetta. Vedi, a vederti anche serve, vedere il replay, perché si capisce i punti dove non vai bene, dove vai piano, dove vai dentro. Questa devi sempre ricordarti che appena arriva il rosso, perché qua arrivi a fuoco,
ok, 150 devi frenare. Sì. Però c'ha quelle due cose delle gomme che non vedi il tracciato. Però è fighissimo da dentro. È un volante tipo Formula 1. Sì. Ma queste sono macchine tipo Formula 1, eh. Sono. Eh sì, quelle che fanno gli Endurance. Appena vinto la Toyota. Hanno fatto l'Endurance non so dove, c'erano in Francia o non so dove. Ha vinto la Toyota, la Gazzo Racing. Sì. Sì. Sì, appena vinto. C'è anche quella diesel, tra l'altro, l'hanno fatto la Toyota. L'ha vinto. Anche la Porsche. Sì. Ispettore, istruttore, ecco, vedi che stasera sono calmo però ragazzi, avete notato che non la sgrido perché è bravissima. A volte quando sono un po' così che non fanno quello che dicono. Questo è esperto, Loki. Vedi? Qua l'hai sbagliata, va, come hai brancato dentro. Ragazzi, qui sono macchine da panico, eh. Panico, Spanix, Spauren. Allora, io direi di cambiare pista, eh? Cosa vuoi provare con questa? Vuoi provare Monza? Sardegna? Vuoi provare il Lago Maggiore? Che non lo fai mai, che è bello. Non sta a Lago Maggiore. Dai. Se no, che ore sono? Dai, se no mi metti in un burgerino. Fai un Lago Maggiore, dai, che se riesci fai un paio di Lago Maggiore e poi andiamo. Ma è sempre stessa? No, base, mio amore. Non conosci la pista. Qui ti aiuto io, ok? Hai anche i segni dove frenare. Però ti aiuto io. Qui devi frenare di brutto, eh? Frena. No, qui adesso è di seconda, quindi non dar gas. Ok, bravissima. Brava. Tutto gas. Adesso c'è una curva sinistra un po' lentina. Brava. Vai, gas. Adesso devi frenare. C'è una bella curvozza. Accelera. Guarda, è bellissima sta pista. Adesso c'è un bel pezzo, il primo pezzo della curva è un po' veloce. Poi devi frenare perché tiene sempre la traiettoria, vedi? Però chiude. Bravissima. Frenare un po' prima, capito? Ecco, porca puttana. Adesso a sinistra devi frenare. Ok, non troppo però, eh. Vabbè, la prima volta che la fa, raga. Sinistra, destra, sinistra, scusa. Inchia, raga, non la sa, vedrai che arriva prima. Sinistra, destra, inchia, destra, sinistra. Scusa, vai, accelera la manetta. Adesso c'è questo qua, è un parabolone che fa in terza, ok? Quindi sei tutto in parabolica, ti tiene dentro, però un po' devi frenare, eh? Ok, non troppo. No, ok. Frena prima e poi in parabolica e apri. Frena sempre prima delle curve. Sinistra, pieno, sinistra, destra, pieno. Al massimo togli un po' il gas. Vai. Adesso questa qua devi frenare, un po'. Un po' quanto? E boom, basta, in terza va bene. Gas, terza, ancora frena. Perché è tipo un raccordo, fa così. No, mio amore, devi frenare di più. Adesso accelera tutto. E adesso c'è quella, l'ultima, che poi c'è il rettilineo, devi frenare un po'. Non troppo, ok. No, accelerare. Vai, gas. E ripeti. Sinistra, destra, stai a destra. Frena. Ma frena, cazzo di frenare prima, mo. No, ma frena è... Già metti il piede. Ok, no. Vai, rientra veloce che sei ancora prima. Rientra. Cos'è sto cazzo di volante, vai. Ok. Sinistra, terza. Adesso vai, frena un po', frena. Ok, seconda va bene. Vai, gas. Adesso entri veloce, però devi toccare molli l'acceleratore e poi quando vedi il rosso freni, perché fa così ma poi frena. Poi da... A chiudere, sì, diciamo così, un po' più avanti. Adesso ce l'hai a sinistra, freni un po', non è lenta ma bisogna andare giù un po'. Ok, basta. No, da terza questa.
Sinistra, sinistra, sinistra. C'è anche il cazzo di sole lì che non si vede. Sinistra, poi c'è la destra. Vai, destra, destra. Ok, gas, 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 gas. Cazzo, però se è la prima volta che la fai, sei già brava, mo. Adesso non frenare troppo, però frena prima e poi fai la parabolica. Ok, buon, molla. Non dare gas. Vai, gas, gas, brava. È bellissima la parabolica perché arrivi giù a fuoco e ti butta dentro. Sinistra, destra, destra, gira a destra, frena un pelino da terza, ok, molla, accelera, frena un po', 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 okay. Non accelerare, non accelerare, aspetta che sei strada, se no vai fuori, e idem anche qui, ok, attenta, devi stare tutta a destra, la curva a sinistra, non così, ok, e vai a vincere. Brava, 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 brava. Comunque hai vinto, hai tensione, tensione, ma hai vinto. Vuoi fare un burgerino, poi andiamo? O vuoi farti ancora questa? Non dirmi che non ti piace. Ciao amici, come state? Come state ragazzi? Dai, facciamo un burgerino. Aspetta, facciamo vedere un pezzettino di questa. Ah, ma era tipo con... con... cosa? Che cosa? Vabbè dai. E questa ci sta. La minutura che arriva il prato. Dai, Nürburgring, andiamo a nanna, ragazzi. Ci vediamo domani sera a Formula 1 2022, eh? Ok, ragazzi? Mi raccomando. Ok, mio amor, dai. 7 minuti e andiamo a nanna. E ancora Google che entra, e ancora Google che entra, ma non ti ho chiamato. Sei pronta? Vai. Ma poi questa frena, eh. Quindi non ti dico niente che tu sai qua. Sì, ti tengo perché sennò va. Porca miseria, ho visto. Lui era già fuori da. Pezzi di Alpine in giro dappertutto, raga. Grande, grande Andrea. È l'ultima, eh? Facciamo solo il Nürburgring, lo fa Carla e poi tra l'altro mi sa che dovrò farlo fare a lei le prove e l'esperienza sul circuito, che è più brava di me. Eh sì, mo. Spingi, dice Gianmarco. Prega, prega. Bravo. Facciamo una non l'ho visto con la curva. Ah, andiamo bene. Ma sempre la solita. Gas, 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 gas. La M6 Andrea è tosta, eh? È tosta fare questo Nürburgring con la M6 e anche, ti devo dire la verità, con la Mercedes è tosta anche con la Mercedes, eh? Thank you.
Sì. Sì, sì. Bravo! Ma c'è il pollice che non si sa. Brava! Brava, 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 mo. Pensare che una volta avevo l'ansia per fare il Nürburgring sui giochi di macchine perché è tosto, no? Sì, riesci a farlo bene anche sul bagnato. E sul bagnato si va un po' più lento, quindi probabilmente tu riesci a tenerla più in strada e poi guidi bene sul bagnato come il grandissimo Ayrton Senna. Non far destra e sinistra però. Amore, dai, togli l'acceleratore! Togli l'acceleratore! Mio amore! Non devi accelerare tutto se vai a destra e sinistra, Andato. Sì. Perché sono uscita io. Perché vai troppo veloce. Eh sì, anche adesso. Tu hai perso la concentrazione. Mo. Acceleratore al massimo ancora, tesoro. Non deve essere acceleratore al massimo, dai. Ancora al massimo. Pianino. Parti pianino. Vai, adesso vai. Quando stai già andando. Dicono che un giorno lo chiuderanno per sempre, ora è aperto solo per auto da strada G. Davvero? Ah, sta il telefono con. Allora, Marco, la saluti la mia Carla, sto al telefono con lei. Ciao Carla, alla tua Carla, anche la tua donna si chiama Carla. Grande Lucas, grandissimo, sono venuto a salutarti che adesso chiudiamo Lucas, non ce la faccio più amico mio, grande grande Lucas, buona live. Ciao Carla, la donna di Andrea, ti saluta il grandissimo youtuber, streamer Marco Drums Games, mentre Carla si fa tutti i prati, e ti saluta anche la mia Carla che è Bragali TV. Ciao Carla, ciao Carla. Grande, grande, grande. Grande Andrea, mitico Andrea. E andiamo anche noi, andiamo anche noi. Noi, guarda, stiamo finendo l'Urburing giusto perché avevamo detto che la finivamo. Ecco, guarda, è arrivato. Ti dico la verità, Lucas, ci avevo talmente tanta, un po' di mal di testa, un po' di stanchezza, un po' sto caldo, che non volevo neanche fare la live stasera. Ti dico, Nemor, che te l'ho detto, no, non faccio la live, chiedo. Ciao, ciao Carla, ciao Carla di Andrea, ti saluta Carla di Marco, ecco. Esatto, così. Carl Attrezzi. Grande Lucas, è vero, hai ragione Loki, grande Lucas. Va bene ragazzi, noi finiamo in bellezza con un bel quarto posto, con una bella uscita di strada all'ultima curva, tanto per chiudere in allegranza, ne ha mio amore? Brava, brava. Fino a che non sono girata, sono andata a sì, dopo ti sei girata è arrivato un disastro. Notte Andrea, notte a tutti ragazzi, statevi bene, grazie della giornata insieme col Formula 1, col Gran Turismo, domani ore 21 ci vediamo col Formula 1 2022. Notte Loki, notte Andrea, notte Gianmarco, notte a tutti. Bragali TV, Lucas. Sì.
dentro, che figata da dentro. Meno di un mese si va in ferie, amico mio. È vero, Lucas, hai ragione. Buonanotte, buonanotte ragazzi, stiamo facendo un pelino di replay giusto per potervi salutare tranquilli. Ed è veramente un... Sì, 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 sì. No, no, l'hai fatto benissimo, infatti poi a un certo punto, boom. Grazie, grazie Loki, anche te, della tua compagnia e di tutti voi, ragazzi. È sempre un piacere star dentro con voi, chiacchierare, vedervi in chat, vi date una mano nelle piste e tutto quanto, raga? Quindi ci vediamo domani sera alle 21. Chi può venire volentieri, chi può venire solo per un saluto, fa piacere tantissimo che passate. Se volete stare con me invece stiamo, vediamo, scherziamo, e poi si può anche giocare online domani sera. Anche se so, Loki, che tu non hai il 22, però dai, giochiamo lo stesso anche se non giochi, amico mio. Sì. Sì, qua ha fatto proprio bene. Sì, finché non mi sono tirato. Qua incominciavi già, vedi? Un po' i primi cose di prendere il corvo. Già, perché? Eccolo, vedi? Tu hai smesso di parlare. Quando tu stai zitto, che non ti senti, tu guardi poi il telefono, non guardi guidare, perché no, oh, amore mio, scusami, tesoro. Sei colpa mia, né, amore? Che bello, mia moglie, che è sempre colpa di mia, di Marco Transgame. E quando la faccio arrabbiare mi toglie anche il follower. No, no, non toglie il cazzo che... No, no, che poi comincia la cosa di togliere il follower. Non dovete togliere il follower, ragazzi, perché qua già si fa fatica a averli. Ce ne mancano due, siamo 610, ragazzi. Un piccolo gradino, un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per Marco Trans Games Channel. Ciao ragazzi, a domani. Ciao a tutti, buona serata. Ciao, bragali.